Commentiamo questa sconfitta casalinga nel derby bergamasco contro appunto la Comarca Bergamo, la sesta sconfitta della Viviga, periodo abbastanza nero, eufemisticamente parlando. Abbastanza, no, direi proprio nero tanto. Ma siamo involuti sicuramente nel gioco nelle ultime due partite. Diciamo che le prime quattro sconfitte delle sei sono state anche sconfitte dove comunque eravamo vivi, avevamo comunque una buona faccia. Nelle ultime due partite abbiamo avuto in entrambe lo stesso approccio soft, morbido, confusionari in attacco, svogliati in difesa. Sarà una cosa un po' da sistemare perché si possono sistemare gli aspetti tecnici, si possono sistemare gli aspetti tattici, sono un po' più complicati da sistemare gli aspetti mentali perché insomma non è la mia materia. Ha giustamente puntualizzato l'atteggiamento, sembrava la partita di questa sera, il remake per chi l'ha vista nella partita di San Giorgio, cioè Legnano di domenica, un primo, un secondo quarto, che dire inguardabili direi che è poco. Sì, l'ho vista. Sì, uguale, esatto. Con la differenza che con Legnano avevamo deciso un po' di rallentare i ritmi per tenere il punteggio basso, invece stasera volevamo tornare alla nostra pallacanestro un po' più corsaiola, invece boh, probabilmente siamo rimasti nel pre-partita di Legnano, perché effettivamente abbiamo iniziato veramente a ritmi non consoni a noi, non adatti alla nostra squadra. E quindi abbiamo messo i tappeti rossi a Bergamo che ne ha approfittato anche con una bella pallacanestro e noi siamo rimasti sui blocchi di partenza. C'è poco tempo però per piangersi addosso, visto che domenica siamo già impegnati sul campo sicuramente non facile come quello di Mortara contro una diretta concorrente nella zona play-out dove siamo in questo momento, per poi fra 10 giorni, prossima partita casalinga, un'altra partita importante visto che riceveremo Padova. Allora, noi adesso delle 8 partite che restano abbiamo 7 spareggi, vuoi per calendario, perché quelle diciamo un po' più forti le avremo in casa e quelle pari classifica le abbiamo quasi tutte fuori, tranne Torino che è l'ultima giornata abbiamo in casa, quindi dobbiamo essere col piglio giusto. Sono tutti spareggi già a partire da domenica, l'ho detto adesso negli spogliatoi ai ragazzi, dovremmo metterci un po' il vestito della domenica e non essere brutti come queste due partite, tornare a far vedere quel qualcosa di buono che avevamo fatto vedere fino a poco tempo fa, ma non stiamo parlando di 10 mesi fa, ma stiamo parlando di 15 giorni, 3 settimane fa, perché voglio dire, chi è venuto a vedere la partita con orzi nuovi, sicuramente se fosse ritornato stasera al palazzetto avrebbe pensato di aver sbagliato partita, che non era la stessa squadra vista 15 giorni, 3 settimane fa, quindi ecco, diciamo che dobbiamo ritornare con un po' più di autostima, un po' più di convinzione già da domenica, perché domenica è il primo dei 7 spareggi. Dico 7 spareggi e non 8, perché poi di mezzo abbiamo anche la trasferta a Udine, che mi sembra la squadra che sta andando meglio, però ovviamente si parte sempre 0-0. Però con le altre dovremmo perlomeno provarci, non fare come le ultime due partite.